Buonasera, ben ritrovati al notiziario di Cosmos TV. Andiamo subito alle notizie che hanno interessato oggi, giovedì 30 giugno. Cronaca: un giovane originario di Ascea è stato arrestato per stalking nella mattinata di oggi dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania. Il 28enne opprimeva, minacciava e molestava telefonicamente la sua ex dal 2014 fino ad esasperarla e a indurla a denunciare il tutto ai carabinieri. Il giovane nel 2014 era stato sottoposto ad ammonimento, l'anno seguente per lui erano scattati gli arresti domiciliari, tuttavia non ha esitato a minacciare ancora la vittima, a contattarla telefonicamente decine di volte al giorno, a pedinarla sino a violare il domicilio della vittima e ad aggredirla fisicamente, procurandole lesioni tali da richiedere le prestazioni mediche in pronto soccorso presso l'ospedale, scusatemi, di Vallo della Lucania. La donna aveva interrotto la relazione sentimentale e da quel momento il 28enne ha cominciato a perseguitare l'ex compagna per convincerla a riallacciare il loro rapporto. La donna ha così deciso di denunciare il tutto ai carabinieri. Continuiamo con la cronaca. Assolti perché il fatto non sussiste. Con questa formula il giudice Salvatore Bloise, GUP del Tribunale di Lagonegro, nel tardo pomeriggio di ieri ha assolto l'ex sindaco di Padula Giovanni Allegro, il segretario comunale Michele Curcio ed altri tre dipendenti comunali, Francesco Iorio, Vincenzo Rivelli ed Angelo Daniello. La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato dopo circa 2 ore di camera di consiglio. Allegro e gli altri 4 imputati erano stati accusati a vario titolo dei reati di falso ideologico e abuso in atti d'ufficio. La Procura della Repubblica aveva chiesto il rinvio a giudizio al termine di un'inchiesta legata alla concessione di autorizzazione per eseguire dei lavori edilizi. La vicenda risale al periodo compreso tra il 2009 e il 2011. Cronaca ancora, provocò incidente ma incolpò l'amico morto. Rinviato a giudizio, giovane di Albanella. Ascoltiamo i particolari. Spostò il corpo del compagno morto subito dopo l'incidente e a distanza di 2 anni salta fuori la verità. Secondo il GIP, Elisabetta Boccassini, il vero responsabile della scomparsa del 27enne di Capaccio Fabrizio Di Luccio è stato l'amico Francesco Gennaro Russo, che all'epoca del sinistro raccontò agli inquirenti una versione dei fatti che oggi si è appurato non appartenere alla realtà. L'incidente risale al 13 aprile del 2014. Francesco e la vittima della tragedia stradale stavano rincasando dopo una serata trascorsa insieme. La Smart su cui viaggiavano era condotta dall'allora 26enne Russo di Albanella e percorreva la provinciale 175A, quando all'improvviso l'auto uscì fuori strada, ribaltandosi e andando a finire contro un parapetto in legno in località Campolongo della Marina di Eboli. Le staccionate penetrarono nell'abitacolo colpendo Fabrizio. Francesco invece da quel violento scontro si salvò, ma quando si rese conto che l'amico era deceduto, decise di rimuovere il corpo di Diluccio dal sedile passeggero e di metterlo al posto di guida del veicolo. Le ferite riportate da Fabrizio sono però coincise con le staccionate che si trovavano sul lato destro della Smart e per di più un passante testimoniò di aver visto un ragazzo scendere dal lato guida e cercare di tirare fuori l'altro ragazzo. Sulla base dei riscontri, dunque, Russo, che è accusato di omicidio colposo, è stato rinviato a giudizio. Il giovane di Albanella guidava ubriaco. Quello che hanno dovuto sopportare in questi 2 anni i familiari della vittima, nostri assistiti, è terribile, afferma il presidente di studio 3A Hermes Trovò. Non bastava la perdita del loro ragazzo a soli 27 anni, hanno dovuto subire anche la profonda amarezza che a loro caro è stata imputata la colpa dell'accaduto. Il caso rientrerebbe appieno nelle fattispecie dell'omicidio stradale. Si è tenuta dinanzi ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno la prima udienza del processo a carico della donna rumena che ad aprile dello scorso anno, con l'aiuto di 2 connazionali, rapì le 2 figlie minorenni da Buccino e fece perdere ogni traccia di sé. L'episodio si è verificato quando il compagno della donna, un operaio 38enne, anche lui di origine rumena, rientrando a casa, scoprì
la misteriosa scomparsa della 28enne e delle due bambine di 4 e 6 anni. Dopo i vari tentativi di mettersi in contatto telefonico con la moglie e le figlie, grazie all'ausilio dell'avvocato difensore e delle forze dell'ordine, l'uomo è riuscito a trovare ed incontrare la donna e le bimbe che oggi vivono in Romania e stanno bene. Ad aiutare la donna nella fuga verso l'estero due complici, anche loro di origine rumena, e che vivono nel Tanagro, finiti ora sul banco degli imputati. Ora però il processo è rinviato a marzo 2017 a causa di un difetto di notifica. Nella prossima udienza inoltre saranno discusse le gravissime accuse di sottrazione internazionale di minori a carico della 28enne e dei due amici. Di nuovo nel Vallo di Diano, a San Pietro al Tanagro, 50 extracomunitari ospitati nell'hotel Tanagro. Scoppia la protesta dei cittadini che chiedono l'intervento del primo cittadino. Circa 50 extracomunitari sbarcati in Italia nei giorni scorsi, da 3 giorni sono ospitati all'interno dell'hotel Tanagro di San Pietro al Tanagro. Si tratta di persone tutte maggiorenni ed il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni. In totale saranno circa 80 gli stranieri che saranno ospitati nella struttura. Il modo in cui è stato gestito l'arrivo degli extracomunitari non è andato giù all'amministrazione comunale, guidata dalla sindaco Domenico Quaranta, che ha inviato una nota alla prefettura di Salerno, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica di Lagonegro. Sabato sera, ha dichiarato il sindaco Quaranta, arriva una gelante telefonata, istituzionale, ma non della prefettura, con la quale mi si informa dell'arrivo imminente dei primi 10 immigrati presso una struttura ricettiva del posto e si preannunciano nuovi arrivi per le prossime giornate per un numero non ben precisato di unità. Resto sconcertato. Allora mi chiedo, come può lo Stato, rappresentato da una prefettura, trattare così un territorio e chi quello Stato rappresenta sul posto, ovvero un sindaco? Poi vi è un altro Stato, ovvero il Ministero dell'Interno, che dice testualmente verranno impartite ai tavoli regionali specifiche istruzioni perché si eviti di prevedere l'accoglienza nei territori in cui siano già presenti centri SPRAR e si concentri l'eventuale attività contrattuale prevalentemente nei territori ove non insistono tali patologie di progetti. Noi, ha concluso il primo cittadino 40, abbiamo avuto il finanziamento per un bando SPRAR lo scorso 30 maggio per ospitare 15 donne con minori. Il rischio ora che il numero di immigrati arrivi a 100 in pochi giorni. Il primo cittadino ha richiesto inoltre copia di tutti i documenti relativi all'accordo che prevede l'utilizzazione della struttura ed ha invitato la prefettura di Salerno a sospendere l'efficacia dell'accordo che prevede l'arrivo degli extracomunitari fino a quando non sarà presa la decisione sul ricorso che il Comune presenterà nelle prossime ore all'autorità giudiziaria competente. Collegare Napoli con le coste a sud di Salerno, le isole, le costiere, la costiera amalfitana e sorrentina. È questo il progetto definito dalla Regione Campania e denominato Cilento Blu, che entrerà in funzione nel mese di luglio e sarà reso possibile grazie ad un servizio di trasporto integrato tra mare, linee ferroviarie e viarie. Il servizio resterà attivo fino al 31 agosto. Cilento Blu ha preso il via a giugno con Italo Bus per poi proseguire da domani con i draghetti e dal 7 luglio con i treni Frecciarossa in partenza da Salerno. Ma ascoltiamo il governatore Vincenzo De Luca sull'argomento. In Campania noi abbiamo un patrimonio enorme da gestire e da valorizzare sul piano ambientale, archeologico, artistico, culturale, enogastronomico, religioso. Quello che ci è mancato per il passato è l'elemento dell'organizzazione. Ci dobbiamo dare un'organizzazione unitaria, dobbiamo realizzare un sistema turistico campano che abbia un suo marchio, un suo brand, una sua attrattività, una sua organicità. E ovviamente dobbiamo fare quel salto di qualità che è necessario nel campo dei servizi, servizi di mobilità. Oggi presentiamo un servizio interessante di trasporto via mare, ma di trasporto integrato perché integra l'alta velocità con il trasporto via mare che consente di collegare Napoli, Salerno, alle costiere, alle isole e al Cilento. Mobilità, una cultura dell'accoglienza, un sistema ricettivo adeguato ad ospitare milioni di nuovi turisti
e poi una valorizzazione piena dei diversi capitoli di uno sviluppo turistico possibile in Campania, con una particolare attenzione al capitolo del turismo religioso che non abbiamo mai valorizzato. Pensate che solo Pompei offre una platea di centinaia di migliaia di turisti, di fedeli che arrivano ogni anno. San Gerardo a Caposere ospita ogni anno 800.000 turisti. Pompei, San Gerardo, Pietrelcina, Padre Pio, la Madonna dell'Arco e poi il tesoro di San Gennaro, la cripta di San Matteo. Abbiamo cose straordinarie che, inserite in un progetto turistico organico, possono davvero far decollare un'intera economia nella nostra regione. Il recente attacco all'amministrazione comunale di Polla da parte del gruppo Insieme per Polla in relazione alle tempistiche di approvazione del PUC non preoccupa il primo cittadino Rocco Giuliano. In risposta al manifesto con lo slogan «Cittadini sempre più gabbati», affisso al gruppo nelle strade cittadine e in cui si evidenzia il breve lasso di tempo intercorrente tra la data di approvazione del PUC e quella entro cui i cittadini devono inviare osservazioni, il sindaco ha infatti dichiarato: il documento che sarà approvato il 30 giugno è un preliminare, un atto di indirizzo strategico per l'ufficio di piano, a cui seguirà un iter operativo che porterà all'approvazione del documento definitivo e durante il quale saranno possibili ulteriori momenti di confronto. Non è pregiudicato dunque il diritto dei cittadini di fare osservazioni o presentare eventuali richieste. In arrivo dalla Regione Campania 2 milioni di euro per risanare i debiti dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, in particolare nel prossimo servizio. La Regione Campania ha ripianato i debiti dell'aeroporto di Salerno. La Giunta ha deliberato una ricapitalizzazione per 2 milioni di euro, impegnandosi per i prossimi due anni a ripianare le perdite con una cifra non inferiore a 3 milioni di euro. Questo quanto deciso a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione. A Salerno si è svolto invece il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aeroporto. I componenti del CDA del Consorzio hanno provveduto ad approvare il bilancio relativo all'anno 2015. Intanto, all'inizio della prossima settimana, una delegazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aeroporto si recherà a Roma per sollecitare ai funzionari dell'Ente Nazionale Aviazione Civile la concessione definitiva a tempo indeterminato per la gestione dello scalo e dai rappresentanti del Governo l'attivazione delle misure riguardanti il Patto per il Sud, che prevede interventi urgenti per lo scalo aereo salernitano per circa 40 milioni di euro da spendere entro il 2018. Somma che in parte la Regione Campania ha lasciato intendere di essere disponibile ad anticipare, proprio per anticipare i tempi di sviluppo dello scalo. Volontà che potrebbe essere ufficialmente ribadita il prossimo 19 luglio, in occasione dell'assemblea della società di gestione chiamata ad approvare il bilancio. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro D'Angiolillo, preso atto delle sempre più numerose lamentele pervenute in relazione alla mancata e cattiva ricezione dei segnali RAI sul territorio comunale di Ascea, con una delibera della giunta comunale ha promosso una petizione collettiva nei confronti degli enti preposti all'erogazione del servizio radiotelevisivo per indurli quanto prima a porre rimedio al problema riscontrato. È possibile recarsi agli uffici posti al piano terra della casa comunale per firmare la petizione ed aderire all'iniziativa. Il territorio comunale di Ascea non risulta adeguatamente coperto dal digitale terrestre e, nonostante le ripetute segnalazioni e richieste di intervento per l'eliminazione dei disservizi, si continua a riscontrare problemi di ricezione del segnale RAI. Adesso basta, afferma il sindaco Pietro D'Angiolillo, se la RAI non garantisce la diffusione di tutte le trasmissioni televisive di pubblico servizio con copertura integrale all'interno del territorio comunale e non rimuove le cause dei disservizi, promuoveremo un'azione collettiva con il ricorso del TAR, chiedendo anche la restituzione del canone di abbonamento già versato per il 2015. E spostiamoci ora nel Golfo di Policastro, a Sapri, inaugurato nei giorni scorsi alla presenza del primo cittadino, il micronido. Di che cosa si tratta lo vediamo nel prossimo servizio. Forza, bravi.
L'ambito del piano di zona sono in via di apertura complessivamente 12 strutture per l'infanzia tra micronidi e ludoteche. Qual è l'importanza di questo servizio? Ah, una sfida importante, una sfida vinta almeno in partenza, è un servizio fondamentale, l'abbiamo sentito dalle mamme stesso quanto era atteso e quanto c'è bisogno. Aiutiamo le famiglie perché tra l'altro è un servizio gratuito per ampie fasce di reddito. Aiutiamo le famiglie e diamo ai bambini una bella opportunità. Le educatrici stesso rappresentavano quanto sia importante far partecipare i bambini a questi percorsi di socializzazione che sicuramente miglioreranno il loro approccio prima con la materna e poi con le scuole elementari. Questo è un servizio sperimentale che finisce al 31 agosto, poi con la seconda annualità dei PAC continueremo e andremo avanti per tutto l'anno. Quindi tenteremo sempre di più di realizzare strutture che sui territori offrano servizi, perché questo territorio ha avuto tante risorse utilizzate nei piani sociali e poche strutture aperte. Noi dobbiamo aprire le strutture perché sono gli spazi dove si fa davvero il sociale, dove si riesce a mettere insieme le reti, le associazioni, la scuola, come la scuola che ci ospita, che è sicuramente partner importante di questo progetto. I servizi per la prima infanzia sono importanti perché danno una serie di stimoli ai bambini. Partecipando ai laboratori, che sono una caratteristica dei servizi della prima infanzia realizzati dal Consorzio La Rada, avranno proprio degli stimoli appunto per la loro crescita. La linea va al meteo per conoscere la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord con intensità di 9 km orari. Temperature 12 gradi la minima e 27 gradi la massima. Non ci sono aggiornamenti né ulteriori servizi. Andiamo in chiusura con il ricordarvi il numero di telefono, come sempre, per i vostri contatti telefonici 0975 520166, l'indirizzo di posta elettronica per le vostre email info@cosmostv.it. Fuori dal raggio d'azione del nostro digitale terrestre, il numero 648, potrete seguire l'intero palinsesto di Cosmos TV su internet in streaming all'indirizzo www.cosmostv.it. Grazie per averci seguito, vi ricordo che l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash. Arrivederci.